Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati nella mia cucina. Oggi vi mostro una ricetta molto 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 semplice, dove gli ingredienti sono solamente tre, cioè un rotolo di pasta sfoglia, un po' di prosciutto cotto e un po' di formaggio. È una ricetta veramente semplice, serve il forno. Anche questa ricetta è la prima volta che la faccio, quindi ve la mostro tra virgolette in diretta. Ma visto che appunto la ricetta già l'ho fatta e la vedrete dopo, vi assicuro che era molto 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 buona perché appunto l'hanno divorata. Vi sto girando questa intro dopo perché appunto ho girato le ricette di sera e quando sono arrivati gli ospiti e quindi il piatto era pronto, era praticamente buio ed era impossibile girare l'intro. Comunque io vi lascio la ricetta, fatemi sapere un po' cosa ne pensate, se la farete anche voi. Come vi ho detto è veramente molto 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 semplice. Io vi mando un bacione enorme e vi lascio la ricetta. Ciao! Allora, gli ingredienti per questa ricetta, ragazze, sono questi. È un uovo sbattuto, semi di sesamo, prosciutto cotto, formaggio a fette, la pasta sfoglia e una pirofila di queste qui di Dumplum Cake praticamente. Allora prendiamo la pasta sfoglia, la apriamo e la lasciamo, ragazze, un pochino fuori dal forno e sì, dal frigo, in modo che, come potete vedere, si riesce a staccare facilmente dall'involucro. A questo punto, ragazze, prendiamo il nostro prosciutto cotto, lo togliamo dalla vaschetta e lo andiamo praticamente a depositare al suo interno in modo da ricoprire comunque tutta la superficie della pasta sfoglia. Una volta, ragazze, disteso il prosciutto cotto, andiamo a distendere il formaggio con lo stesso identico procedimento. Queste sono, eccoci, 5 fettine. Vediamo di metterlo in modo da andare a tappare tutti i buchi. Poi, con l'aiuto della carta forno, che c'è, vedete, all'interno, andiamo ad arrotolare il nostro appunto rotolo. Ed eccolo qua. Allora, siccome il rotolo era venuto troppo lungo, ho dovuto cambiare teglia. Comunque ho preso questa e da dove al suo interno ci vado praticamente a depositare la carta forno, quella della pasta sfoglia, e ci vado a depositare sopra il nostro rotolo che io, per farcelo ovviamente entrare, ho dovuto tagliare a metà. Prendo poi l'olio precedentemente già sbattuto e vado a spennellare con l'uovo praticamente tutto il mio rotolo, andandolo a girare con le mani e andandosi anche a sporcare, perché ragazze, si sa, in cucina ci si deve sporcare. Yeah. Una volta cosparso con l'uovo, prendiamo, ragazzi, i nostri semi di sesamo che li mettiamo sulla mano e poi li andiamo, vedete, piano 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 a spargere su tutto il nostro rotolino. Vado a raccattare ovviamente quelli sotto e lo giro fino a che praticamente non è tutto totalmente impanato di sesamo. A questo punto, ragazzi, una volta che appunto sono stati rivestiti, lo mettiamo nel forno per 20-25 minuti o comunque in base al vostro forno quando vedete che si è dorato. Il forno va messo a 180-200 gradi per appunto 20-25 minuti. Ci vediamo dopo per la ricetta finale. Ciao! Allora, il rotolo, ragazzi, eccolo qua. Adesso è caldissimo, quindi non lo tocco, però adesso deve freddare 10 minuti così, poi va tagliato e va servito, insomma, tiepidino, perché ovviamente così vedete il formaggio poi se no va a finire che fuoriesce. Comunque, con questo è tutto, io vi mando un bacione, spero che la ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima. Ciao!